dire qualche cosa finlandese? In finlandese? Kiitos kaikille! Sì, kiitos kaikille! Allora, un saluto dagli Egg Voltage a tutti qui presenti. E volevamo dire, insomma, che siamo felicissimi di essere qui in questa favolosa cornice, insomma, un moto raduno fantastico, un'esposizione di moto. C'è bellissima gente, come potete vedere, al mio fianco. E niente, volevamo ringraziare Magnitudo, prima di tutto, che ci ha, oltre ad averci invitato qui questa volta, ci ha invitato anche su al Motorbike Expo 2011 a Verona. E niente, un'ospitalità fantastica, siamo stati benissimo sia in questa occasione che in quella precedente. Days 2011. Sono qui con uno dei nostri ospiti internazionali, Mr. Cole Foster from Salinas Boys, direttamente dalla California. Hi Cole, nice to meet you and thank you for stay here. Yeah. So, what do you think about the custom culture in Italy? I think it's alive and well. I've been all around Italy and Europe and it seems like it's growing and it's strong and it's nice to be a part of it. Perfetto, vabbè, lui è molto contento di essere ovviamente qui in Italia e la cultura del custom in Italia è molto forte e presente al 100% e che dire, lui è contento di far parte di questa cultura e di avere appunto tanti fans. Questo lo dico io, ma lo so perché è così. So what do you think about the Italian fans? Because you have a lot of people on your Facebook and on your profile of Facebook and on your website. So what do you think about it? Well, they love you. Oh, I love them. No, I do. But no, it's fun. I never thought, you know, that I would even see Europe ever, and so now it's nice to have friends over here and can stay over here, and I've been coming back for the last 5 years and hopefully, you know, continue. And yeah, I love it here and the people are great and they come visit me and I visit them, and it's been a nice relationship. Can you introduce about your new project or something that? Yeah, the shop's good. I have a couple car projects going on. I have we're doing Social Distortion's managers, a car for him. I have three bikes on the stand, and I'm doing a project for myself. It's a 1972 BMW, you know, 3.0 CS. That's going to be like a supercar, so I'm excited about that. It's always fun to do something for yourself once in a while. And do you have something for me? No. Yeah. Some new project for me? A new motorcycle for me? Yeah, we can put you. I'm not the manager of Social Distortion, but it's okay. Yeah, just get in line, baby. Voi siete testimoni, quindi aspetto il nuovo progetto da Cole Foster just for me, okay? So, do you have a message for your fans, for the fans of, for the Italian people of GarageStyle.it? A message is Italian girlfriends. yeah, the girls are beautiful, but no, just hope to see you here. Come by and say hi, and we'll see you soon or come visit me. Perfect. Thank you so much. Well, thank you, Ellen. Thank you. I've been all over this country. Un altro ospite internazionale alla Roma Moto Days, Mr. Bob Seger. Ladies and gentlemen. Hello. Hello. From India, Larry Motorcycle, from New York City. Yes, New York City. All the way here. We swam, but anyway, we're happy to be here. You know that you look like Jesse James? Yes, I do double work for him in movies. He's too big right now, so he's got a love life and a career.
that surpasses many. So, as a struggling white male from New York, we're just trying to make it here in Europe. Evito di tradurre il tutto. So, what do you think about Roma Moto Days? Do you like here? Do you like this show? I do like the show. The show's it's big, it's welcoming, the people are beautiful, the layout, the show itself, for one that gets to travel around the world from Japan to all through Europe, all through the United States, this is one of the better exhibits in all of the world. And we're happy to be here. Wow, thank you very much. So, I know some rumors about a movie of about the history of Angel Larry. So, it is true? Yes. So, can you tell anything, sure. So, there's going to be a movie. È uno scoop, eh? Aha! There's going to be a little movie on Indian Larry. It's being written now. Actually, they've got like three different actual real big actors in the, as far as in America go, and they look to film in about a year's time. So it'll be on the life of Indian Larry and then what's gone on forward, which is pretty neat because we put it out there and people actually have grown. I mean, like you mentioned, Facebook. Facebook alone, we've gotten 24,000 friends in 1 year. And for us as a small company with a beautiful name, that's a very good thing to say, hey, we are doing the right thing going forward. We're taking the necessary baby steps because we want to caress the name, the brand, and the small company we happen to own into going forward and doing the right thing. So, cool. And we just come out with our first Softail, a twisted down tube Softail. It's the first time we've ever done anything like that. I just made a deal with a magazine, so you'll see it in Europe in the next coming months. Sounds great. So, another question, please. Aspetta. So, about that rash. So, allora, io voglio ricordare a tutti gli amici che ci seguono che potete trovare il tutto è novità, non solo sul Facebook di Indian Larry Motorcycle, che presto ne apriranno uno nuovo. I think you need another one Facebook page of Indian Larry Motorcycle for a new friendship. So, please, can you introduce your website, www.indianlarry.com. Perfect. Quindi siete, oramai avete tutto sotto controllo, all under control. So, do you have another news, message for your Italian fans? Sure. We have a television show that'll come out come summertime. I'm sure that'll work its way onto the internet, the way everything seems to be. And we have about 80 new parts that'll come out by June. So there's a lot of excitement, a lot of little bolt-on stuff for a lot of the Harleys that are out there. And we've got a little drag race bike. We've got a bunch of stuff. So I know come summertime, I believe June, we'll have two motorcycles that'll be racing around in Italy. We're going to go from England in May right on down to Italy, then to go to Portugal, then back to Italy. So it's pretty neat. That's perfect. Motodese 2011, Mr. Jeff Decker from Utah, from Hippodrome Studios. Thank you for staying here. Oh, thank you for having me. Thank you too. So, please introduce about your career, because you are very famous. You are very famous everywhere. And you are one, I think, the most beautiful customizer in the world. Scusate, ma l'ho dovuto dire che è uno dei più belli customizer nel mondo. Le fans sicuramente, le ragazze mi daranno ragione. I'm almost as beautiful as Mr. Cole Foster, but yeah, I'm the licensed Harley-Davidson sculptor, and in my spare time I build bikes, restore motorcycles, but more of a personal pleasure or hobby. And then I express them, but I don't really have clients for the motorcycles. My clients are for the bronze sculptures that are endorsed by the factory, Harley-Davidson.
So you are here with a stand and I saw a lot of merchandising about you. So can you introduce your because I saw a beautiful jacket and very vintage jacket. Can you tell the story? Can you introduce the story about it? Sure. I came over with a few of my friends from the United States, Cole Foster from California and Bobby Seeger from New York City. And some of the things that I brought that I wanted to share with the Italian people are I have a collection of early club cuts. And what these represent are the uniforms that motorcycle clubs wore. And some of these denim vests with heavily embroidered and personalized logos come from the 50s, 60s, and 70s. And they represent a great piece of, you know, American folk art. Cool, cool. So what do you think about the Roman Moto Days? What do you think about the Italian custom culture? Oh, I fell in love with Italy in general a few years ago when we came back and we toured through all of Europe, and Italy was the country that stood out in my mind of all the European countries. And so we've returned a few times, and it's always a pleasure to come back to Rome or any part of Italy. So pochi di voi forse lo sanno, ma Jeff Dagher parla benissimo lo spagnolo. So you speak very well in your language are very beautiful, but you are a good Spanish speaker, right? Tu hablas español. No, un poquito. Un poquito. Puedo hablar español un poquito, pero no muy bien. Puedo hablar inglés mejor, no? But you have a message for your fans, Italian fans. Can you tell about it in español? In español, yeah. Italia. Si è incartato anche lui, oltre a me. I love Italian food and women, eh? And motorcycles. Of course. Ma in tutto questo, scusate, io vi vorrei far vedere, che siamo nella nostra sala stampa, io vi vorrei far vedere che Mr. Cole Foster e Mr. Bob Seeger, venite qua, please, come here. Loro, tra l'altro, lo stanno anche un po' prendendo in giro, gli fanno delle facce un po' strane. So, what do you think about Jeff Dagher? I like when he caresses me. He's a man. He's a manly man. He's handsome. He's cute. He's waxed. I mean, but when you drink a cappuccino, it's I think 3 p.m. Fourth one. It's a good price. Free is good. L'unico che beve acqua qui è Mr. Jeff Dagher. So, thank you guys. Sorry, but what do you think about your close friend Jeff Dagher? What do you think about your friend Jesse James? Very scary. cambiamo domanda, non possono rispondere, chissà perché. Vabbè. Thank you very much, Jeff. It's a pleasure. Okay. E che dire, più di rimediare un bacetto a Jeff Dagher, io sono la donna più felice del mondo, Custom Culture Forever e Roma Moto Days alla grande. I've been all over this country, I've been halfway around the world, I've been traveling so doggone much that I haven't got a steady girl, somebody to love, somebody to love. Somebody to call me Turtle Dove, somebody to love. Yes, I guess I've been lucky. I had me fortune and fame. But I would give up my roving ways just to change some girlie's name. Somebody to love. Somebody to love. Somebody to call me Turtle Dove, somebody to love. I've been hurting such a long, long time. Long, long time. I've been searching. Where's that girl of mine? Won't you hear me now? If there's somebody listening, won't you answer my plea? Won't you send me some good, good girl just to spend her life with me? Somebody to love. Somebody to love. Somebody to call me Turtle Dove. Somebody to love. Anche quest'anno l'Oride è presente al terzo Moto Days a Roma. Qua mi vedete accomodato in un bellissimo sidecar che probabilmente i più hanno già visto al Motorbike Expo a Verona, ed è stata una delle moto che noi abbiamo premiato tra le top 20. Un'ottima realizzazione, poi tutta verniciata con base di foglia d'oro fatto da Abnormal Cycle di Milano, provincia di Milano.
devo dire che è abbastanza comodo se non per i viaggi lunghi. Comunque direi di partire da questo per farvi vedere un pochino che cosa abbiamo noi qui esposto al nostro bike show. Won't you answer my plea? Won't you send me a good, good girl? Just spend her life with. Allora, qua invece mi avete seduto sulla moto realizzata da Vallese, un Electra Standard. Lui è ormai specializzato in quello che è le bagger, perciò moto da viaggio, però con una certa estetica, rivolte sempre a un look particolare, con cambio di ruote, grafiche particolari, prolungamento borse, insomma un nuovo stile di poter viaggiare in una maniera un po' più particolare di quello che può essere la moto standard. In mezzo a due realizzazioni di 0564 Garage e 0586 Garage, il gruppo di Garage Inc. Da questa parte un ottimo Sportster montato su telaio rigido e qui un Softail 1340 in uno stile un po' racer, un po' da moto da lago salato. Ceramizzazione delle marmitte, scarichi alti, cupolino, insomma che dire, sempre più bella questa moto. Cambiamo genere, moto fatta da Laboratorio Bicilindrico di Roma, partenza Triumph 9, fatto tutto in stile scrambler, monoammortizzatore posteriore, tassellati, colorazione molto particolare dal telaio, fatto tutto in argento glitter. E la moto in panna è un Violet che riprende anche tutte le parti in alluminio anodizzate con degli inchiostri particolari. No, secondo me è una bella moto da penna questa, però poi magari la proveremo anche su strada. Qui un altro esempio di Triumph Scrambler fatto da Cafe Twin di Roma, misto, praticamente cambiato il codino, scarico, lasciato un medio tassellato come gomma, sempre su base appunto moto recente, però sempre con un occhio rivolto a quello che è l'old school nell'ambito Triumph. South Garage Café, nuova azienda di Salerno, specializzata in quello che è l'ambito Ducati. Qui abbiamo tre tipi di Monster e invece un 749 in stile Café Racer. La cura dei particolari è molto maniacale, andiamo dagli scarichi fatti tutti saldati a mano, telai verniciati, forcelloni cromati, lucidati. Questa qui tra l'altro molto bella, molto in stile retro per un Monster 620 abbastanza recente perché è del 2002. Qui invece abbiamo un altro sidecar che è differente di quella che abbiamo presentato prima, è su una moto originale, praticamente qua uno Showel del 72, in chiave completamente originale, ancora con la sua verniciatura originale. Tra l'altro la moto è anche in vendita, però non ho ancora chiesto quanto costa, dovrei chiedere, potrebbe essere un prezzo interessante. Allora, questa è base di partenza una Crossbones recente, perciò come moto, fatta dal nostro amico Maurizio,
che l'ha fatta realizzare appositamente per lui in quanto è disabile ed è una delle poche moto in Italia sea trike ma per utilizzo per disabili, perciò con cambio a mano e con un tipo un kit particolare posteriore dove poter alloggiare, dove sono seduto io, la sua carrozzella che poi gli serve per muoversi quando è giù dalla moto. Il nostro bike show non si limita soltanto all'ambito Harley, Cafe Race, Triumph, ma qui abbiamo una realizzazione alquanto particolare su motorizzazione Guzzi, un vero chopper anni 70, molto lungo, molto particolare, non penso sia molto semplice da guidare, però è interessante. Due esempi di cosa si può realizzare partendo da due VT Shadow 600. I ragazzi qui hanno realizzato, devo dire, due belle show bike in stile molto americano ovviamente, però ripeto, con una base di partenza due Honda Shadow, perciò vedete voi cosa si può fare. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just... Allora, questo è quello che si può realizzare partendo da una Street Road. Street Road è una moto un po' particolare, non è stata molto capita qua sul mercato italiano. Base di partenza un V-Road. Un po' più stradalizzato, un po' più da utilizzo, da divertimento. L'officina Jenner di Roma ha basato la sua modifica su questa moto, cambiando cerchi, mettendo PM, una grafica molto, molto particolare, tenendo un ghost di fiamme su base bianco perlato. Devo dire molto divertente da guidare, oltre che molto rabbiosa. A parte le bellezze, non guardate solo le ragazze, guardate anche le moto per cortesia. Siamo su due moto realizzate da Custom Planet di Roma. Ha fatto una special su base rocker, perciò senza stravolgerla più di tanto, però realizzando una bella special, e su base sportster facendo una specie di cafe racer bobber, perciò stili comunque da poter utilizzare tutti i giorni. E adesso potete anche guardare le ragazze. Yeah! Kick it! Garage invece di provincia di Roma, un paesino fuori Roma, lui è molto legato a quello che è l'old school. Infatti abbiamo alla mia destra un Triumph del 55 su telaio rigido, mentre alla mia sinistra abbiamo un XLCH del 72, questa qui, sempre su telaio rigido. Perciò due moto dove loro, i due proprietari, la utilizzano tranquillamente tutti i giorni. Un'altra moto d'epoca, siamo su uno Showell 74 realizzato dallo Scorpione Custom e in stile molto 70s ovviamente, vuoi dalla verniciatura ma vuoi anche dallo stile della moto. Marilani Motorcycle, Marilianena Napoli, ha realizzato questa bellissima moto da cui era stata premiata anche alle nostre top 20 a Verona. Quello che vedete è oro, non è solo una cromatura dorata ma è proprio oro 24 carati, che dire, una moto da Amababi. Get popped 'cause you're smoking, man, he said.
Certo, vi invoglia fare una bella corsa su un lago salato con una moto così. Questa qui è uno Sportster fatta da Old Bob di Isernia. Ripeto, moto da lago salato. You gotta fight for your right to party. You gotta fight. Altra moto di Abnormal Cycle, base Sportster, un bellissimo café racer in stile, molto longinino, codino corto. Bella, devo dire molto bella, complimenti a Samuele.